Federica Panicucci umilia il collega e si pente in trasmissione. Mattino 5. Federica Panicucci chiede scusa in diretta a Francesco Vecchi, ecco cosa è accaduto. Una delle news di TV e gossip più dibattute, nel corso delle ultime ore vede la biondissima conduttrice, cancelletto Federica Panicucci, scagliarsi pesantemente contro il suo collega nonché co-conduttore di Cancelletto Mattino 5, cancelletto Francesco Vecchi. Francesco umiliato da Federica, il web si divide. Per il semplice fatto di aver prolungato i tempi del suo spazio televisivo, mentre era alle prese con la presentazione di un video filmato contenente le immagini delle contestazioni giunte a Giorgia Meloni da parte dei livornesi, il giovane conduttore di Mattino 5, Francesco Vecchi, nel corso di una recente diretta, è stato pesantemente criticato dalla sua collega nonché co-conduttrice del noto programma mattiniero di Canale 5, la bella Federica Panicucci, video. Che, direttamente dal backstage del programma non è riuscita a contenere la sua ira e si è scagliata non solo contro Vecchi, ma anche contro la regia del format, ma non lo chiudono. Non mi rispondono neanche dalla regia. Che me, ha esclamato Federica Panicucci, mentre era dietro le quinte di una delle ultime dirette del celebre talk show del mattino di Canale 5. Chiedo scusa, per il ritardo, a Federica, ha chiosato l'elegante Francesco Vecchi, dopo aver ultimato, seppur in ritardo, il suo spazio televisivo. Alle parole di Vecchi, la bella Federica non ha esitato a controbattere al suo collega, ti dispiacerà un po' di più, quando a settembre te ne starai a casa, parole quest'ultime che sono state intercettate in alcuni fuori onda tratti da una delle ultime puntate di Mattino 5. Divulgare le esclusive immagini delle offese lanciate da Federica a Francesco è stato il TG satirico della rete Mediaset, Striscia la Notizia, che ha reso pubbliche le critiche avanzate dalla Panicucci a Vecchi, mediante la messa in onda di un RVM dal contenuto incandescente, video. Sicuramente, avrai visto quello che è successo ieri, chiedo scusa a te e al pubblico. Sono umana e queste cose possono capitare. Ero molto nervosa, accetta le mie scuse, ha chiosato Federica al giovane Francesco, dinanzi alle indiscrete telecamere della nuova diretta di Mattino 5, andata in onda in data 16 febbraio 2018. Nel corso delle ultime ore, le bollenti immagini delle pesanti critiche ricevute da Vecchi hanno letteralmente diviso il popolo del web, da una parte c'è chi sostiene che la Panicucci sia realmente finita in preda al nervosismo, dall'altra parte c'è chi invece sostiene che Francesco sia stato vittima di mobbing sul posto di lavoro. Per ricevere le principali news di TV e gossip, basta continuare a seguirci sul portale web ufficiale di Blasting News Italia.